we're going to let the players get going here, but Randy, can you tell us what's going on in the feature match as a whole? Feature match, there are, oh my goodness. Geez, hold on. There are two Eldrazi Mimics in play on turn one for Luis Gadfargas, despite mulliganing to six. Only three cards left in his hand, but who needs cards? Speaking of who needs cards, Lepore's on five here. Wow. And, yeah, this, yeah. And this is a win and in. The winner of this match should be able to get the draw to clinch up Sunday. You know, for all intents and purposes, we'll call this a win and in. There's actually five players on 11-2 coming into this round. All five are in the feature match area. You know what else all five are doing? Oh, this is a huge turn for Scott Vargas. He plays a Thought Knots here, which is going to pump up his other two Eldrazi Mimics to 4/4, strip Frank Lepore of any relevant spells, and crunch in there for 8 damage. Yeah, all five players on 11-2 have this core. They're all playing Eldrazi decks. And that is going to do it. Frank Lepore says, I don't think Frank meant what he just said. He didn't sound very convincing. Popolo di Urza's Research Lab, bentornati, benvenuti in realtà. Benvenuti perché non è un normale labcast o un altro delle nostre, dei nostri format tipici, ma è un format nuovo a cui dovremmo trovare un nome, quindi si chiamerà Luca. Come al solito i nomi placeholder dopo Giampiero. Questo Franco. È facile però, Luca. Luca molto facile. Luca, vabbè, innanzitutto sempre solito pento di bicchieri. E il solito Miriku, buonasera ragazzi. Sono sempre, i protagonisti sono sempre quelli. Luca, cos'è Luca? Luca è quella serie un po' a Marcord, no? Quello che va un po' a prendere quelle che sono state le giocate tipiche o comunque i meta tipici di Magic, certo. Anche un po' delle ere. Per esempio, quello che avete visto voi in apertura è una delle giocate tipiche di una delle ere più buie o più belle, in base a chi chiedi. Una tragedia. A me è piaciuto abbastanza in realtà, perché facevo parte del problema, ovvero l'Eldrazi Winter. Ma cos'è l'Eldrazi Winter? Allora, l'Eldrazi Winter è un periodo invernale. Invernale, sì. Insomma, si capisce già dalla parola, che si estende, ecco, da gennaio a fino ad aprile 2016. Insomma, è culminato con il ban di Iovugin, che è la carta incriminata, che rendeva il mazzo problematico. Una delle giocate più famose, tra le quali quelle che abbiamo messo in apertura del video, che è una cosa nuova che facciamo, un po' per farvi rendere conto di quanto incisive fossero determinate giocate in quel periodo storico. Oggi servono molto più semplici da risolvere, anche esatto. Questo è un punto di riflessione. Però abbiamo il famosissimo Luis Gadfargas, LSV, che appunto in quel torneo giocava Eldrazi Winter. Stiamo parlando di Modern 2016, era un Pro Tour. Era un mazzo tribale, quindi di Eldrazi. E colorless soprattutto, però c'erano anche alcune varianti, Izzet col bianco. Sì, c'era Azorius, che è quello che ho portato io al, figurati, al famoso GP di Bologna di cui avevo parlato in un video precedente. Sì, sì, sì. In un video in cui siamo siti uguali riparliamo, esatto, di questo qua. Esatto, esatto. Io avevo portato appunto Azorius, ma c'era Izzet, era molto forte nel Mirror, mentre invece la versione colorless pura era forte contro tutto il resto del meta perché andava davvero dritta. Quindi ci sono molte versioni diverse in realtà. Diciamo che in realtà c'era un sottometa, se vogliamo chiamarlo così, che ogni Eldrazi è bella mamma sua, diciamo, praticamente. Sì, 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 beh, certo. Così. Ma vorrei fare un passettino indietro, piccolino. Vai. Perché io vorrei proprio con questo video far, anche se impossibile, far sentire un po' quello che è stato il pre Eldrazi Winter, quindi diciamo un Eldrazi Autumn, anche se in realtà no, tendenzialmente no. Quello che è stato prima, quello che è stato durante e soprattutto quello che è stato dopo, perché l'Eldrazi Winter è capitato per colpa di un'espansione, nello specifico che è Out of the Gatewatch, sì, che è uscita, se non sbaglio, il 6 gennaio del 2016, comunque all'inizio del 2016. I primi uscivano verso inizio di gennaio, sì, poi sì, è stato spostato verso la fine. Però non è il primo set di Zendikar di quell'anno, perché nel settembre appunto del 2015 c'è stato Battle for Zendikar. Sì, si ragionava ancora a blocchi. Si ragionava ancora a blocchi, che effettivamente adesso non è, fa non un po' strano da così dire. Però per noi due un po' boomerini del Magic, che siamo abituati ai blocchi, ecco, a 2, a 3, anche, esatto, il blocco tre, di Zendikar addirittura, una volta a 4 con l'Orwin. Ma questa, vabbè, andiamo tanto indietro lì, però qua stiamo parlando troppo alla fine di, cos'è, 7 anni fa? Sì, 7 anni fa, che comunque sono, che non è così poco, ma non è neanche così tanto. Esatto, diciamo che Battle for Zendikar aveva già messo un po' lo spauracchio di quello che poteva essere un meta di Eldrazi. Perché? Perché, come ha detto bene Miriku, la carta problematica è Iovugin, certo, che infatti è stata poi quella bannata, perché sostanzialmente dava due mana per qualsiasi Eldrazi. Sì, dai, andiamo a vedere la carta, sì, perché magari è sconosciuta ai più, magari ne abbiamo parlato più volte, però Iovugin è una terra. Sì. Leggendaria. Almeno quello. Hanno avuto la decenza di metterla leggendaria. È una terra che non aggiunge mana di sé, però dice: le spell Eldrazi colorless che casti costano 2 in meno per essere castate. E poi c'è l'effetto 7 tappa. Cerca tuo grimorio per
una colorless creature card. Rivelala e te la metti in mano e poi shuffoli. Non si sacrifica, rimane lì. No, no, rimane lì. Quindi questa era problematica perché? Perché riduceva il costo degli Eldrazi. Però uno ti dice, vabbè, gli Eldrazi sono enormi, Ulamog, Emrakul, Kozilek, esatto, il terzo dei bonzi Eldrazi soliti. Noi ce li immaginiamo come creature giganti nell'immaginario comune. Almeno quella era. Eh sì, anche perché se ci pensi, in Rise of Eldrazi, che appunto è stato il debutto degli Eldrazi come creature type, effettivamente sono usciti gli Eldrazi giganteschi, anche gli Eldrazi non comuni costavano 9. Mi ricordo ciò che tradisce costa 10. Ciò che tradisce? Ciò che tradisce la rara gra fortissima. Artigiano di Kozilek. Artigiano costa 9. Costa, forse quello che costa di meno costava 8 addirittura. Può essere che era quello comune. Il seminatore, non mi ricordo come si chiama. Non mi ricordo bene quello comune mio. Comunque. Ovviamente con dei costi di mana convertiti così alti, Iovugin sì certo aiuta, ma non ti rende playable particolarmente playable in Modern soprattutto. Sembra quel costa 13 invece di 15, ne parliamo di Endstorm, quello esatto. Gigante, quello che dà il turno extra, che ha protezione da tutto, Annihilator 6, tutto quello che c'è da fare. Esatto, il vero Emrakul, anche se costasse 13, sarebbe comunque un problema da castare. Chiaro, chiaro. Quindi il problema è stato combinare una terra molto vecchia, che in realtà serviva per rampare un archetipo di creature gigantesche, per poi venirmi a stampare delle carte a costo 3, a costo 5, a costo 6, dal costo comunque medio-basso, come per esempio Battle for Zendikar, dove in realtà non ci sono i veri protagonisti di questa storia, no. Però ci sono i primi spauracchi, perché abbiamo il Wasteland Strangler, che era il drop a 3, che poi diventa un drop a 1 sostanzialmente. Uno nero viene giù un 3-2 che fa cose, insomma, potrebbe essere un problema. Esatto, e poi abbiamo il Blight Herder, che era il primo payoff gigante, diciamo. 4-5 che mette 3-1-1, tanto vedete c'è le grafiche schermata, magiche. Le vedete, tanto Miriku fa sempre le magie grafiche. E quindi abbiamo preso in considerazione una delle protoliste, quelle possiamo chiamare così. Sì, ce ne sono tante, però comunque, allora, se guardi quelle colorless, soprattutto nel secondo periodo, andando a considerare anche la stampa di Oath of the Gatewatch, che lì è proprio esplosa, sì, sì. Che ha iniziato a stampare tutti gli drazzini piccoli, come Battery Shaper, Mimic mi pare sia di Oath of the Gatewatch, sì. Quindi inizia a essere tanto complesso, però Thotnotsir, bellissimo, tutti, amato dal pubblico. Tutti i peggiori sono usciti in Oath of the Gatewatch. C'è Reality Smash. Lo Smash. Oh, sì, 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 è tutto lì. Che ho odiato di più nella mia vita, credo. Sai, da giocatore di Azorius Control, figurati. Fare patto Exile sullo Smasher dove scartare pure una scartare carta. Pure una carta. Ad oggi faresti tranquillamente Solitude, ci vediamo. E pesco pure, magari. Pesco pure, esatto. Lasciamo perdere. Quindi abbiamo preso come base questa lista a base bianco-nera, appunto perché non c'era ancora abbastanza massa critica di Eldrazini piccolini per farlo colorless e non c'erano quelli forti rosso e blu per farlo a base Izzet. Quindi siamo prima dell'arrivo di Host of the Gatewatch. Siamo prima della... distruzione totale. Siamo prima della distruzione totale e soprattutto siamo prima della banlist di gennaio 2016. Esatto, l'infame banlist. Importantissima perché la banlist che ha bannato i due tier 1 assoluti al momento, che erano Summer Bloom, che era praticamente nel documento scritto Amulet Titan, ma lo gioca tuo nonno praticamente. Sì, è vero. Confermo. È un proto Titan sostanzialmente, molto più forte in realtà. Proto solo per questione di età, ma era molto, molto più esplosivo. Sì. Per chi non conoscesse Summer Bloom, è Azusa senza le gambe, che costa 2 e ti dà una terra in più. Quindi ti fa fare 3 land drop aggiuntivi per turno. Immaginate con Amulet Titan i disastri che si possono fare. Si scombava di turno 2, si scombava sempre di turno 3. L'altro a costo 2 sorcery. Esatto, a costo 2 sorcery. L'altro invece grande protagonista del meta era il mazzo preferito di Miriku, anche uno dei miei preferiti, ovvero Sprinter Twin. Yeah. Era l'ultimissimo Sprinter Twin che c'era, quindi senza Gitaxian Probe, senza... Sì, che era già stata fatta fuori, insomma. Senza Preordain, ovviamente, perché Preordain... Sì, non c'era più niente. Non c'era più niente, però c'era era pick, comunque... Però era comunque molto forte. Era comunque molto forte. Il fatto di poter scombare in modo reliable a turno 4 lo rendeva un mazzo particolarmente forte. E questa versione di Eldrazi, molto rustica, possiamo chiamarla così, proto Eldrazi anche questo, non poteva stargli dietro in nessun modo. Cioè, è un mazzo sicuramente forte, è un mazzo solido, però non poteva proprio starci dietro. Non era abbastanza. Quindi la Wizard cosa ha pensato? Bagniamo Summer Bloom e bagniamo Sprinter Twin. Tra l'altro questa banlist, se non sbaglio, è uscita il 18 gennaio. 18 gennaio 2016, esatto, che fra l'altro è molto controversa per tanti aspetti, perché intanto hanno lasciato tranquillamente campo libero a un altro mazzo e poi è successo quello che è successo. Esatto. Però questo anche come monito
per far capire che, raga, stiamo parlando di 7 anni fa e si bannava così. Ci sono i tier 1, via la carta principale, sì, via, sì, sì, via il dente, via il dolore. Non è che stiamo a interrogarci sul meta, su quello che succedeva. Era molto più repentina, no, come cosa. Noi prendiamo il cuore del problema e lo banniamo senza troppi giri, no? Anche questo si è notato anche la diversa forma mentis, magari, che noi utilizziamo come approccio per le banlist, eccetera. Sembra che facciamo molte volte un discorso politically correct, però in realtà oggi si va molto di più coi piedi di piombo. La community è molto più ascoltata da un certo punto di vista, nel senso che se fai casino qualcuno ti ascolta. Prima era molto meno democratica come cosa, c'era una cetta di ban, proprio il banhammer che scende, ti toglie la carta, tu hai un mazzo da buttare via come Splinter Twin, perché tutti ne parlano in quella maniera lì, però il mazzo alla fine era proprio da buttare via, cioè tu hai un cumulo di carte completamente inutili. Quindi questo è quello che succedeva oggi. Noi per esempio possiamo fare un parallelismo con Griff, perché alla fine di quello si parla, se vanno i Griff scam. Non ammazzi Scam. No. Il mazzo rimane comunque in piedi, sì. Non forte come... Certo, assolutamente, non sarà assolutamente certo. forte, perché manca l'elemento chiave. Però il mazzo BR midrange può esistere tranquillamente. C'è anche qualcuno che lo porta ogni tanto, si vede ogni tanto. Quello che già forse si sta adattando al futuro, non si sa. Adesso stiamo comunque un po' speculando, anche noi stiamo un po' giocando, soprattutto con i termini che utilizziamo, le thumbnail. Vogliamo un po' giocare, fare un po' di spice di quella gratuita, no? Però in realtà il discorso che ci sta dietro è proprio questo. Qua hanno bannato le carte proprio principali. Cioè il mazzo si chiama Splinter Twin e hanno bannato Splinter Twin, sì, quindi il mazzo è fuori uso, completamente inutilizzabile. C'è stato tutto sto clamore. Sì, sì, infatti anche Summer Bloom in realtà si pensava che uccidesse totalmente Amulet Titan, invece non è mai successo. Amulet Titan non è mai morto. Sempre stato un mostro a parte. Sempre comunque. Stato appunto un mazzo molto particolare, sempre un mostro a parte, sempre stato nei tier 1, tier 2, e comunque tier 2 non è mai stato troppo basso, comunque sempre stato abbastanza in alto, però Splinter Twin è stato proprio da buttare completamente. Sì, tier 0 era proprio forte, oggi sarebbe improponibile una cosa del assolutamente genere. Assolutamente sì. E questo ha creato un buco. Questo aspetto qua io ci tengo molto a spiegarlo, perché spiega molto quello che abbiamo pensato noi giocatori che abbiamo vissuto effettivamente quell'epoca al tempo. Io in quel momento avevo Splinter Twin. Chiaro. Mi bannano Splinter Twin. So che fra una settimana esce Out of the Gatewatch. So già che sarà un mazzo forte, perché si sapeva già, lo sapevamo già un po' tutti. E spoiler già c'erano comunque, non è che adesso stiamo parlando del degli anni 90. Guardavo dalla prima Innistrad di spoiler su metagame.it. Già c'erano un po' di cose. Sì, magari non c'era Mythic Spoiler, no, c'era no, qualcos'altro, c'era non c'era Instagram. Guardavo metagame.it, ancora mi ricordo. Metagame.it. E quindi questo buco qua ha dato proprio modo a molti giocatori, me compreso, di proprio assaltare i negozi in cerca degli Eldrazi, anche perché si sa che sarebbero saliti di prezzo tantissimo. Dopo il Pro Tour Out of the Gatewatch, vi dico un paio di prezzi che mi ricordo perfettamente a memoria. Iovugin stava tra i 35 e i 40 euro. CAD. Il Tempio Eldrazi, grazie a Dio, l'avevano stampato in Modern Master 2015. Quanto mi manca Modern Masters, mamma mia, le ristampe. Invece di Modern Horizon. Che fanno le carte nuove e spaccano il meta. Una volta c'era Modern Masters che in cui ristampavano semplicemente le carte più giocate del metagame per farle scendere di prezzo. Era una cosa bellissima che i nuovi giocatori di Magic probabilmente non vedranno mai. Probabilmente no, perché hanno capito la formula vincente per fare. Certo, ti metto la carta forte nuova, te la compri per forza. Perché chi ha già tutto ovviamente non prenderà Modern Master, tranne me, perché le volevo foil anche da piccolino, non avendo le stesse capacità economiche. Insomma, prendere le foil originali di una volta... Complicato. Sì. Tutte le carte stavano tantissimo, mi ricordo appunto il Tempio Eldrazi 12 euro CAD, grazie a Dio, perché se non ci fosse stata la ristampa di Modern Master 2015 col cavolo. I Mimic, che poi vedremo dopo, come Reality Smasher e Thoughtmost Seer, sono tutte carte da 10 euro l'una. Quindi cioè, sono prezzi quasi attuali del Modern attuale. Sì, con tutta l'inflazione già aggiunta, anche il power level singolo della carta che non è così forte, cioè non stiamo parlando di Fury. No. Ok, non stiamo parlando di Solitude. Stiamo parlando di Ragavan. Erano carte specifiche che volevano tutti in 4x. Quando i set di standard ancora smuovevano tantissimo. C'era una cosa collettiva proprio, nel senso che le vuoi tutte insieme, quindi le compri proprio a blocco. Una non ha senso, quattro copie in un altro mazzo non hanno senso. No, infatti. Lì dovevi avere tutto il completo. Invece oggi forse comprare quattro copie di Fury comunque la rendono versatile in più archetipi, in più mazzi, è una cosa più semplice da utilizzare, no? Quindi è vero che è un modo di spendere i soldi in maniera diversa oggi, però c'è anche da spezzare una lancia in favore del fatto che le carte oggi, è vero, sono molto più forti, dopo faremo alcuni esempi, anche video, per farvi vedere quanti dei play di una volta, di 7 anni fa, sarebbero tranquillamente stati gestiti sì, oggi, sì, sì. Quasi come un mazzo
tier 3. Praticamente sì, cioè è una cosa molto divertente questa. Questo fa capire anche molto il power creep. Sì, che è un po' anche il secondo motivo per cui facciamo questo tipo di video, no? Sì, abbiamo, anche un po' sensibilizzare al fatto che una grande fetta della community di solito chiama i ban in modo un po' frettoloso. Sì. Quando magari probabilmente è soltanto una questione o appunto un po' di panico. Che sì, panico generale, stare. Poi noi ci marciamo sopra, ovviamente, certo, che insomma, lo utilizziamo come contenuto. Sì, come spunto anche di discussione, perché anche col video che abbiamo fatto l'altra volta, l'Hubcast, insomma, si è dimostrata questa voglia ed è stato anche recepito dalla community, nel senso che abbiamo parlato veramente tanto, sia fra di noi, lì nei commenti, credo che più o meno quando uscirà sto video saranno già tutti risposti, una roba del genere. Probabilmente quindi, sì. Insomma, adesso parliamo molto ravvicinato all'uscita di quel video lì, però ci siamo riferiti all'ultimo Labcast, sì. Non l'ultimissimo perché ne uscirà un altro in mezzo. È vero, hai ragione, non è il penultimo. Il penultimo, insomma, quello in cui parliamo dei troppi scam, probabilmente sì, alla Wizard of the Coast Mode. No, vabbè, a parte il dissing, che si fa per scherzare ovviamente, la cosa interessante è proprio questa, no? Farvi vedere anche un po' un confronto tra quello che c'era una volta e quello che c'è adesso e di quante cose oggi ci sembrano dei problemi quando in realtà una volta era molto più greve come era cosa. Molto, sì, il modder era molto più dritto, era più lineare. Era molto più dritto, cioè vedremo delle partite dopo dove... Senso unico. Senso unico, ma nel vero senso della parola, cioè non... Che Scam sembra davvero un bambino delle medie, cioè... Sì, Scam ti togli la mano e adesso giochiamo, vediamo che succede. No, là e vinco io, punto. Sì, sì, sembra quasi inoffensivo quel contesto ovviamente di sette anni fa dove si sedava Spellskite. Quindi ci sono i lati buoni e i lati cattivi, insomma. Noi vogliamo solamente raccontare quella che è un'esperienza. E l'esperienza del Pro Tour di Out of the Gatewatch, LSV non se la dimenticherà mai. Perché? Perché è stato un Pro Tour davvero da record quasi, sì. Per tanti motivi. Innanzitutto la rappresentazione del meta, ovviamente è un Pro Tour, quindi numero chiuso di invitati. Il mazzo più portato era Affinity, con, se non sbaglio, 13 o 14, comunque siamo sulle decine ovviamente, perché i Pro Tour sono pochi, una volta erano ancora di meno dei Pro Tour attuali dove si è allargata molto la partecipazione. Affinity quello vero, eh? Affinity quello vero, Mox Opal, Skirghe, Tamburo, e Ornitotteri e cavoli vari. Il vero Affinity, ecco, prima dei fagiolini, prima delle cose. Prima di fagiolini. Ti picchiava durissimo. Ti picchiava davvero duro. Il secondo mazzo più portato, Eldrazi, no, Burn. Vabbè, insomma, Burn. Quando c'è un meta un po' incerto, nuovo, di solito Burn è la strada dritta. Esatto, no? Appunto, Affinity Burn, perché? Perché in un mese i pro dovevano prepararsi per un Pro Tour con un meta totalmente senza, privo dei due tier 1 del formato, quindi hanno portato Affinity, che era una sicurezza del formato, Burn pure. Tra l'altro Burn molto buono contro Affinity molto buono contro... molto buono. In teoria. Si pensava fosse molto buono contro gli Eldrazi, i giocatori che hanno portato Eldrazi erano solo 8. Spoiler, di quegli 8, 6 faranno la top 8. Il conversion rate migliore della storia dei tornei di Magic. Pro Tour poi, stiamo parlando di tutta gente che gioca forte, quindi non è che se magari becchi il matchup buono dici ho vinto. Sì, sì, insomma, aspettiamo. Comunque hai gli Ahsoka e sempre gli Cioè LSV contro Nakamura. C'è gente che gioca, ecco, quindi non è proprio banale dire ah sì sì c'ho il win rate alto, che oggi si ragiona un po' così, no? Sì, si sì, tende sì a dire ah no questa la vinci sicuro. Aspetta zio, aspetta. Se con Amulet Titan riesco a vincere contro Scam, si può davvero fare qualsiasi cosa. Si può fare tutto, esatto. Si può fare davvero qualsiasi cosa. Tra l'altro vuol dire, ci ho pensato adesso, che i pro non si aspettavano che fosse così tanto forte. È stata una brutta sorpresa anche per loro. Magari sì, lo prevedevano, perché comunque le liste le vedi, alcune sono proprio identiche. Sì, sì, sì. Beh, probabilmente un po' per questioni di team, sicuro. Secondo me è stata una meta call, sicuramente. Una grande meta call. Però ha generato una cosa disastrosa. Ha generato un disastro, perché il post Pro Tour Out of the Gatewatch è stato il vero Eldrazi Winter. Perché lì davvero agli FNM trovavi soltanto Eldrazi Winter. Io che giocavo beccavo soltanto Eldrazi Winter, o comunque quelli che non avevano voglia di spendere soldi perché sapevano che sarebbe stato bannato. E si sapeva. L'unica domanda era il quando, perché non c'erano ancora le ban list programmate, ma erano un po' così a sentimento, che forse era ancora la via giusta invece di averle programmate. Ma probabilmente sì, anche perché le persone, oddio, da un lato è buono perché dici ok, posso investire in un mazzo senza che, però poi ci sono quelle d'emergenza, quindi se c'è qualche casino
che è giusto che ci siano probabilmente. Beh, prima di far degenerare Magic per 3-4 mesi, probabilmente la scelta giusta è pensarci dopo 3 settimane. Quindi da questo punto di vista sono un po' più garantista, nel senso, ci può stare, teniamoci in controllo, anche perché non abbiamo ancora avuto una ban list d'emergenza da quando esiste, stato implementato il nuovo sistema, quindi in realtà non l'abbiamo ancora toccato, non abbiamo ancora assaporato. Però infatti la cosa che ci ricordiamo è proprio quel periodo tetro. No, era buio, nel senso che ti aspettavi tranquillamente di trovare questo mazzo rotto, che anche tu magari stavi giocando, e le partite si chiudevano davvero in 2-3 turni. E la cosa particolare che dà proprio l'idea di un ban sta arrivando, secondo me anche, è il fatto che si creasse un mini meta fra gli Eldrazi Winter stessi. Sempre tornando al Pro Tour Out of the Gatewatch, c'era la versione colorless, che era quella di LSV e quella di Flock, per dire, sì, che era quella dritta, cioè proprio 4 per di tutto per andare a contrastare e dominare tutto il resto del meta, con addirittura delle Simian Spirit Guide per fare Reality Smasher un turno prima di quello che avresti potuto farlo di turno 2. Mentre invece c'erano le versioni rosso e blu, che in realtà erano molto forti nel counterare gli Eldrazi colorless. Infatti il vincitore fu proprio una versione rosso-blu che distrusse totalmente Flock 3-1 in finale di un Pro Tour. Ma andiamo a parlare un po' anche dei protagonisti, no? Perché abbiamo parlato tanto di Eldrazi Winter e Eldrazi Winter, ma cosa facciamo con questi Eldrazi? Allora, come abbiamo già detto, il protagonista vero è Iovugin. Iovugin, insomma, la landa. Ci sconta di 2 gli Eldrazi. L'errore fatale è stato fare un Eldrazi a 2 mana. Ovvero Eldrazi Mimic, che andremo assolutamente a allora, leggere. Eldrazi Mimic è una creatura colorless, Eldrazi, a costo 2. Quindi cosa significa questo? Che se tu giochi Iovugin, questa carta costa 0 mana. Sì. Quindi puoi tranquillamente posarla sul campo di battaglia senza tappare niente, anche perché comunque Iovugin non dà mana. Esatto. Ed è una carta particolare perché è un 2-1 a Ragavan, a costo 2 raro, creature Eldrazi, con un'art molto simpatica. Ogni qualvolta un'altra creatura colorless entra sul campo di battaglia sotto il tuo controllo, puoi cambiare il base power and thoughtness di Eldrazi Mimic col power and thoughtness di quella creatura fino a fine turno. Disastroso. Questo è un problema. Disastroso perché? Perché tu fai 2 Mimic, ma anche soltanto un Mimic. Il turno dopo farai, magari, sempre per andare a prendere un altro dei protagonisti, Thoughtnot Seer, no? Che è il drop a 4, che in realtà ti costa 2. E quello fa un effetto un pochino più fastidioso, soprattutto per i giocatori control, insomma, che vogliono avere un po' di carte in mano, che fanno un po' di card quality, no? Thoughtnot Seer costa 4. Fortunatamente almeno questo qua c'ha la condizione di pagare un mana in colore, che non è per niente banale. Infatti si giocavano le Painland. Le Painland, le Wastes, sì. Le Wastes, esatto, la basica. La basica in colore. La basica in colore. Che però non è un basic land type. No. Esatto, questo è molto interessante da capire. Quindi i basic land type sono solo isola, sono montagna, 5. Pianura, palude e foresta. Wastes non lo è. Wastes no. Ma è una pseudo domanda per le nostre Judge Peace. Blood Moon cosa succede? Diventa una montagna? No. Perché è base. Ma non è un tipo base. Esatto, dice non basic land, quindi questa è una piccola differenza, l'ho aggiunta io. Ci siamo bruciati una domanda, però ci stava. Adesso parliamo del Drazi Winter, ci sta a parlare. E dobbiamo dire tutto. Anche infatti Blasmon non si giocava. Esatto, Blasmon non si giocava, però non era il problema. Thanos Seer è una carta a costo 4, dicevamo 4-4, creature Drazi. Quando entra, target opponent rivela la mano. C'era ancora scritto his or her, sì, non sì, c'era ancora the hand. Sì, sì. Scegli una carta non land ed esiliala. Per sempre. Sì, sì, sì. Per sempre. Quando Thoughtnot Seer lascia il campo di battaglia, target opponent pesca una carta. Quindi può essere anche un target opponent diverso. Sì, esatto. Se in commander, esatto, fa un po' ridere esatto. Sta cosa. Però, insomma, questa era la carta. Di turno 2 non è proprio bellissimo vedersela in gioco. Soprattutto perché poi picchiavi di 4 con il Mimic, perché copierà l'attacco e la... No, solo l'attacco. No, power and thoughtness, baby. 4-4, quindi, sì. Praticamente tu facevi di turno 1, come abbiamo visto nel play iniziale di LSV. Mimic, poi Thoughtnot Seer. Picchio di 8. Ti guardo la mano, ti tolgo una carta, picchio di 8. Picchio di 8. Turno 2. Turno 2. E questa era la mossa scarsa, perché in realtà noi sì. Con la versione colorless potevamo prendere Reality Smasher di turno 2. Reality Smasher è una delle carte, sempre per chi giocava control, molto molto difficile da gestire, perché avevi bisogno per forza di una vratta, perché Reality Smasher, per chi se lo ricorda, ma sicuramente è una carta abbastanza famosa, insomma, sì, è anche legale in Pioneer, peraltro. Sì, tutti sono legali in Pioneer. Reality Smasher costa 5, 4 e 1 in colore, sempre Eldrazi, grosso, 5-5, insomma, mediamente grosso. Trample Haste, era il vero problema.
Poi dice, quando diventa target di una spell che controlla un opponent, countera la spell a meno che il controllore non scarti una carta. Per forza 2 per 1. Che per i tempi era disastroso. Una creatura disastroso. Che fa 2 per 1 era brutto. Era un mondo diverso. Cioè adesso noi siamo abituati, forse anche un po' viziati con gli elementali, a fare continuamente una solitude grossa come una casa. E tra l'altro manco scarti, perché dice counter that spell. Sì. O anche le line binding. Non è target di una spell. No, infatti. È target di un'abilità. Di un'abilità, quindi va quindi benissimo. Quindi oggi sarebbe molto tranquilla. Sarebbe molto tranquillo, però all'epoca c'era solo Bolt c'era e passo Exile. Sì, c'era PTE, Bolt. Non c'era neanche Push, è uscito 2 anni dopo. Sì, è uscito 2 anni dopo. Quindi in realtà c'era la famosa chiusura al turno 2 che ho fatto più volte nella mia vita, sentendomi mai in colpa. Ovvero fare Occhio di Ugin, Mimic, turno 2, Terra, che doveva essere un'altra, un Tempio Eldrazi, Esilio, scimmia, Smasher, picchio di venti. Fatto un sacco di volte. La scimmia di cui parliamo è Simian Spirit Guide, che è stata bannata in Modern anni dopo per altri motivi. Per Ad Nauseam, che è un altro dei miei mazzi preferiti. Ad Nauseam, mamma mia che mazzo. Si è tornato a giocare Ad Nauseam, tra l'altro. Infatti si è visto. Ho visto il 5-0 che ha fatto il nostro amico Not That Bad. L'ho visto su Twitter. Bella storia. Ma a parte tutte le divagazioni in cui ci perdiamo tutte le volte, la storia finisce con il ban del 4 aprile 2016, in cui è stata bannata Ayvugin in cambio di Ancestral Vision, che era bannata. In pochi si ricordano che Ancestral Vision fosse bannata. Sì, per colpa di Elfa. Sì. Perché non c'era ancora Shardless Agent, c'era solo Elfa. Shardless Agent in realtà è entrata con Modern Horizon 2, era legale sul Legacy. 2. Sì, perché era, un botto era di Plane Chase. Sì, ma costava un botto quella carta lì. Esatto, adesso costa 50 centesimi. Sì. E Sword of the Meek. Per la combo. Sì, per il topper combo. Quindi salutiamo Akira, che può giocare il mazzo del capitano. Che grazie a Sword of the Meek. Cioè, adesso la Games Week, immagino. Adesso Games Week ha fatto a fare le sue cose. Che invidia, mamma mia. Bello. Un giorno. Vedremo. Invece no. E quindi il 4 aprile, come ho già detto, è stata bannata Ayvugin e sbannata Ancestral Vision e Sword of the Meek, giusto per dare l'informazione completa. Quindi la storia finisce con un ban, ovviamente. Con un po' col giorno della Repubblica. di sì, esatto, un po' festa della liberazione. Un po' il 2 giugno. No, un po' il 25 aprile. Esatto, un po' il 25 aprile. Sempre aprile. Di Magic. Sempre aprile. Quindi andiamo a vedere un po' la lista. Sì. Così guardiamo un po' com'era fatto il mazzo. Insomma, non è proprio facile da capire magari su due piedi come fosse strutturato il mazzo, anche a livello di come fosse montata la lista. Ecco, oggi andando a parlare proprio di deck building, no, è fatto in maniera molto diversa. Sì, è molto strano. Oggi si parte da presupposti diversi, si parte con un'analisi molto più approfondita dei matchup, che sono molti di più dell'epoca. Cioè, c'erano meno mazzi in ovviamente giro. Ovviamente ecco. c'era meno quindi, pool di carte. Esatto. Andiamo a vedere la versione colorless, che è quella classica di Ivan Flock, che, come ha già detto il mio collega Pentolo Bicchieri, ha perso la finale contro il signor Tao. Che invece giocava. Lumos. Esatto, la versione meta. Metacall. Esatto. Quindi abbiamo 4 Endless One, creatura che probabilmente ricordata per Commander, perché è stata stampata di recente. È un tranquillissimo X 00 che entra con X più 1 più 1. Con Ayvugin, ovviamente ci costerà meno 2. Quindi puoi fare un Endless One a costo 2. A 0 mana fai un 2-2. Esatto, a 0 mana fai un 2-2. Oggi questo qua serve risolta da Dress Down. Esatto. Poi abbiamo Eldrazi Mimic, che abbiamo già discusso prima. È chiaramente quella che casti a costo 0, che poi prende forza e Thoughtness di un colorless Eldrazi che è entrato in gioco in quel turno. Abbiamo 2 Spellskite, famosissima questa qua, insomma. Forse pochi la conoscono perché adesso è praticamente unplayable. Eh sì, ormai è unplayable, però una volta era un must. Anche perché comunque cambia anche di target ability. Sì. Guarda che c'era gente che invocava il ban di Spellskite. Mi ricordo quando Infect era quasi in meta, era meta. Questa si giocava tanto, ma questa stava un tot. Sì. Stava un ventino da solo. Esatto, un ventino che non fa altro che è un artefatto, costo 2, 0-4, che per mana Pyrexiano blu, quindi puoi pagare 2 vita o un mana blu, potevi ridirezionare il target di una spell o di una abilità su Spellskite. Tendenzialmente era per evitare late di burn, per evitare che burn sparasse sui tuoi pezzi, tendenzialmente. Esatto, tra l'altro un 0-4. Ma quindi anche con removal sec, gutshot, che era una carta giocatissima.
Infatti la vedremo dopo. Erano poche le removal dell'epoca, però andiamo avanti. Abbiamo 4 Matter Shaper, questa è famosa, insomma. È stata ristampata anche questa di recente? Sì, sì, hanno ristampato tutto. Nel mazzo Eldrazi, certo. È vero, avevano fatto il precon Eldrazi. Quindi abbiamo Matter Shaper, costa 3, 2 in colore, 3-2. Quando muore, rivela la top card, la puoi mettere in gioco, se è una permanent card che costa 3 o meno. Altrimenti la peschi, cioè comunque... Altrimenti l'aggiungi alla mano. Sì, neanche la peschi, l'aggiungi alla mano. Si giocava in Tron una volta pure. Sì, sì, sì. In Tron Eldrazi, ovviamente. In Eldra Tron si giocava tantissimo. Quindi questa carta è molto valida. Oggi è anche legale in Pioneer questa, però non ho mai visto tutto. È tutto il pacchetto Eldrazi piccolini sono tutti legali. È che manca. È che manca Iovugin. Poi c'è Simian Spirit Guide, l'abbiamo già nominata prima, carta bannata, che è un 2-2 a costo 3, 2 è uno rosso, però puoi esiliarlo dalla mano per aggiungere il rosso. E quel male in più che ci serve per lo Smasher. Esatto, però insomma oggi serve molto molto forte. Vabbè, io giocherei ad Nosem tutta la vita. Sì, sì, ma in generale i combo sarebbero veramente esplosivi ancora di più. Ma è una carta che è giusto che stia nella banlist per molto molto tempo. Abbiamo 4 copie di Tognosir, l'abbiamo già nominato prima. Carta infame, la odio con tutto me stesso. Reality Smasher, forse ancora di più. Esatto, forse ancora di più. Questi sono le mie due nemesi, mamma mia, me lo ricordo. Oddio, che fatica. Anche gli anni dopo si è visto in Eldratron con questi due. Mamma mia. Sì, certo, certo. 4 copie di Dismember, Removalona, che si gioca anche oggi, quindi non c'è bisogno di spiegarla. Insomma, chiaramente la pagavi col mana Pirexiano. Per il meta, ovviamente, era forte in Mirror Match, era molto forte. Contro Affinity era molto forte perché in risposta all'equip di placca cefalica potevamo togliere un pezzo, il pezzo destinato a prendere l'equip. Risolve in un certo senso lo smash all'avversario, anche se dovremmo scartare una carta. Ma per toglierlo eravamo disperati, quindi ti fa capire anche forse l'importanza di Burn, il fatto che nella sezione lande abbia 3 copie di Urborg. Sì. Quindi questo mana Pirexiano non è che lo voglia pagare proprio come no, oggi. No. Capito che ti vuoi liberare della creatura Burn, perché la threat è molto forte. Burn era proprio forte. Burn era forte ed era molto presente nel meta, quindi giocare 3 Urborg che sono leggendarie, raga, andavi a correre il rischio di trovarne 2. 4 Eovugin. Easy. Poi abbiamo 4 calici del nulla. Calici del nulla che però non stavano a così tanto, stavano a letteralmente alla metà, stavano a 25. Sì, 20-25 euro, che è il prezzo giusto probabilmente. In realtà, se vuoi renderla una carta molto comune, perché era rara. Sì, era rara. E poi è stata upshiftata in mitica, perché prima non esisteva le mitiche, sì, anche, sì, vero, Mirrodin. Però l'avevano ristampata in Modern Horizon 2015, in Modern Master 2015. Modern Masters 2015. Modern Horizon 2015 vuol dire che ne fanno 2015, quindi per favore. Mamma mia. No. Anche lì aveva abbattuto abbastanza il prezzo. Sì. Era stata. Ed era rara anche lì. Sì, 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 sì. Ora da Master 25 in poi è diventata mitica. È diventata mitica. Quindi, comunque, è molto più difficile da trovare. Io le mie le ho pagate anch'io 40 euro. Comunque, un po' di tempo fa. Però quello è il prezzo. Poi oggi è giocatissima con tutti i cascanti. A voglia, tutti i cascanti. È una carta valida. Con Affinity anche che è tornato. Comunque, anche farlo a uno è molto forte contro tanti mazzi. Cioè, io potrei farlo anche uno tranquillamente contro Murtide Regent. Rompe parecchio, Si scassa un bel piano. Poi abbiamo 2 copie di Ratchet Bomb, che è una carta che si è vista in Pioneer. Io me la ricordo tantissimo in Standard, in Scars of Mirrodin. Però è legale in Pioneer, quindi è stata stampata di nuovo. Sì, è stata stampata in Magic 2014. Sì, sì, sì. I momenti salienti di Ratchet Bomb sono stati sicuramente nel suo Standard, che era una carta molto forte, e in questo meta, dove era molto molto forte appunto per Affinity e per Burn incidentalmente, perché la fai a 1, pum, spacco e salta tutto. È un po' un engine di explosives senza steroidi. Dei poveri. Esatto, sì, perché non giochi poveri. Abbastanza colori. Poi abbiamo lande, quindi 24 terre. Nessuna fetchland. No. 4 Blinkmoth Nexus, che è quello buono. Quindi quello senza infect. Ne abbiamo già parlato in qualche puntata precedente. Semplicemente a costo 1 puoi animarlo e diventa un artefattino volante, rimanendo una terra fino a fine turno. 1-1. Puoi pagare 1 e tapparlo per dire target Blinkmoth creature, prende +1/+1 fino a fine turno. Quindi anche se stessa. Però se attacca è un po' particolare. Poi andiamo avanti. Abbiamo 4 copie di Eldrazi Temple. Chiaro. Che è la carta importantissima. Tra l'altro anche questa ristampata per il Commander. Sì, oh, meno male, sta cosa. Meno male. Bella sta cosa, sì. Tra l'altro come è uncommon. Quindi l'hanno anche downshiftata e comunque la trovi a prezzo ragionevole. Che cosa fa? È una landa che aggiunge mana in colore di suo. Cosa fa se no? Puoi tapparla per aggiungere 2 mana, però che puoi spendere solo per il cast di creature colorless Eldrazi oppure per abilità di Eldrazi colorless. 4 Iovugin, ovviamente l'abbiamo già nominato, comunque il prezzo è altissimo anche oggi. Ma infatti non so da dove è uscito il prezzo. Cioè però. $164, ma scusa, in Italia quanto costa? Iovugin, io questo me l'ero perso, perché costa così tanto? Per l'hype del mazzo Commander? Può essere. Dici? Vediamo un po'.
Lo stiamo vedendo live, eh? Tra l'altro è stata stampata solo in Modern Masters. Mamma mia, ma 20 euro. Cosa sta quella judge? Impazziti. Quella judge tu ce l'hai, no? 30 euro. Però è comunque una carta che non si gioca oggi, perché costa così tanto. Cioè, ragazzi, mi stiamo scherzando. È per Commander. Non lo so. Non lo so, non riesco a farmi la mia idea. 4 Ghost Quarter. Chiaramente, se non sapete che cosa fa Ghost Quarter, è una landa che aggiunge mana incolore e non fa altro che, se la tappi e la sacrifichi, spacca target land. Però il controllore può cercare il suo grimorio per una basic land card e metterla in gioco stappata. Quindi fortissimo ovviamente contro il Mirror, perché andiamo a spaccare gli Eye of Ugin avversari. Fortissimo contro Thrawn, che era comunque un mazzo, anche se è poco rappresentato, ma è comunque particolarmente temibile, come è sempre stato Tron nell'arco della sua vita, ovvero da sempre. Semplicemente molto forte. È una carta che ha visto gioco anche in altri formati. Sì. Si giocava anche in Azorius contro Standard questa. Era la soluzione migliore dell'epoca. Oggi fai Boseiju. In un mondo normale, Field of Ruin. Mutavolt. Mutavolt perché, come per il caso di Blinkmoth Nexus, capitano turni in cui non hai mana da usare. O comunque le cose le fai a gratis, quindi creare altri attaccanti per creare ancora più. Ma poi questo è un Eldrazi anche. E poi è un Eldrazi, quindi essendo di tutti i creature type, quindi poteva avere i suoi risvolti, insomma, poteva essere utilizzata in maniera un po' particolare. 3 Urborg, già come dicevo prima, sicuramente per risparmiare il mana, il mana di Dismember. Io non vedo altre, perché tra l'altro neanche gioca esplosivi di side, quindi non ha proprio. Vabbè, per fare in modo anche che Eye of Ugin dia anche mana oltre a scontare, che questa è una cosa molto una importante. Cosa carina, però non è male in realtà. E poi 2 Wastes. Va bene. Quindi molto molto tranquillo. Quindi cavolo, era forte Ghost Quarter. Ghost Quarter era proprio forte. Perché si giocavano poche basiche. Era proprio forte. Sideboard abbiamo 3 Gutshot, che fa molto ridere, perché l'ultima volta che l'abbiamo visto di side in Modern è per Ragavan. Era per Ragavan, sì. Gutshot però era fortissimo in questo meta perché i Mimic sono 2-1, non 2-2. Esatto. Quindi innanzitutto per quello. Beh, 2-2 a questo 2, come Dio intendeva le creature. Grizzly Bear. Però era fortissimo anche contro Affinity, infatti era un'arma duplice in realtà, perché era forte contro tutti i bibolini piccolini, quindi Memnite, quindi la Skirge soprattutto, sì. O il Signal Pest. Peste dei segnali, sì, wow. Sì, sì, quello con Battle Cry. Grido di battaglia. Meccanica un po' dimenticato, sì. C'era un mazzo introduttivo in quello standard lì che aveva 4 peste dei segnali e 4 Goblin Guide. Sì, sì. Che tempi incredibili. Oggi un Commander arriva a costare 47 euro Ixan. Eccomi sì. Qua. Sì. Wizard, mandaci quelli magari. Aspettiamo con tanto ardore. Però in realtà stavo per dire che arrivano a costare anche cifre tanto più importanti. Certo, quelle. Certo. Quelli di Warhammer Foil costavano 90 euro. Io il primo Commander che ho preso l'ho pagato 20 euro. Rico dei riflessi. Sì. Sì, da quale viene il mio nickname, peraltro? Mi Rico arriva proprio da quello. Io ho preso Zedru, che era la capra, che però non c'entra niente con il mio nickname. Bello, bello. Però c'era Flusterstorm. C'era Flusterstorm. Però era Jeskai. Quindi andiamo avanti con la lista, se no ci perdiamo nelle nostre divagazioni. Che ci piace parlare e basta. Quindi, 2 Pithy Needle, chiaro. Di side, molto forte, facile da utilizzare, insomma, costa 1, è card disadvantage, ma chi se ne frega. Dici placca, di solito. Sì, diciamo sì. 4 Reliquie di Progenitus. E quindi fa capire comunque. Reliquia è proprio forte, perché comunque i mazzi in base al cimitero sappiamo che nella storia di Magic ci sono sempre stati. Avere delle reliquie che tra l'altro poi si ciclano è comunque forte. Certo, assolutamente sì. Comunque 4 è una bella scelta, vai dritto proprio. Sì, 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 perché mancava proprio l'Eita al cimitero. Una Ratchet Bomb, quindi la terza Ratchet Bomb mi pare. Sì, 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 sì. Di side, quindi per aggiungere di questo effetto, no, spacco tutto per Affinity, eccetera. Un'altra Spellskite, quindi la terza Spellskite. Probabilmente contro i mazzi pregni di removal. Sì, lì. Sì, più burn, removal. Monocopia di Warping Whale. Warping Whale che però adesso si vede in alcune liste di Tron. Perché counterano per sorcery. Esatto. Counterano le cascanti. Esatto. Normale. Sì. Counterà iteration. Io mi sono beccato, quando ho giocato un Murktide, ho beccato un Warping Whale su una Expressive iteration. Ho fatto male. Emotional damage. Ha fatto emotional damage. E poi abbiamo 3 Oblivion Sour. Il re del Mirror Match, l'Oblivion Sour. Sour o Sour? Sour o Sour? Non lo so, lo scopriremo. Il seminatore. Sour. Sour. È Whiskey bravo. Sour. Quello bravo in inglese è lui. Ma è bravo però in inglese. Però Sour. In realtà, guarda, ti dico una massima del mio coinquilino quando vivo in Inghilterra. Che mi fa. Ci sono delle parole che non sai pronunciare finché qualcuno non le pronuncia prima di te. Sì, esatto. Anche loro fanno fatica o comunque mischiano pronunce americane, british, tipo chiaro. Either, neither. E loro usano either e neither. Sì, cioè sì. Le mischiano, quindi chi se ne frega alla fine. Però sono curioso adesso come si dice? Sour. Sour. Sì. Oblivion Sour. Sour. Costa 6, è un 5-8.
così a costo 4 con Eugen, così giusto per darvi un po', esatto, un po' di contesto. Quando casti questa spell, target opponent esilia le prime 4 carte della propria libreria e puoi mettere un qualsiasi numero di land che quel player ha in esilio, quindi non necessariamente quelle che hai scoperchiato, ma anche con Thought Seer, qualsiasi cosa, Seer, no, non prende land, esatto, vabbè. Però se avesse delle land in esilio tu potresti scegliere anche quelle land lì, un qualsiasi numero, certo, peraltro, certo. Infatti ci sono degli effetti che comunque ho visto già in altri Eldrazi che facevano esiliare dalla cima, sì, che fanno esiliare oppure che muovono dall'esilio al cimitero, dal cimitero all'esilio, esatto, quindi giocano su questa cosa dell'esilio e le puoi mettere in gioco sotto il tuo controllo senza nessun drawback. Fortissimo. Sower proprio forte. Mirror, perché prendevi il Eldrazi tempo dell'avversario. Contro Tron ho visto coi miei occhi uno che scoperchia tre terre del trono e aveva, wow, trono lui. L'ho visto coi miei occhi nelle prime 4. Ovviamente non capita mai, però è capitato. Non a me, ho riso molto. Ho riso davvero molto. Era di fianco a me a Bologna. Bello, insomma, mia tanto. Quindi questo era proprio il mazzo incriminato. Che io, tra l'altro, mi sono reso conto di aver chiamato Eldrazi Winter per tutto il tempo. Quindi il nome per la cosa, cioè io sono, beh, quello un po' per... è un po' quello che è alla fine. Sì, sì, è un po' quello. Però il mazzo si chiama effettivamente Colorless Eldrazi. Eldrazi. Molto triste. Sì, sì, era un po' triste. Poi ha preso dopo il nome di Eldrazi Winter, sì, proprio, sì, per essere ricordato come periodo buio, come la Hogak Summer. Come la Hogak Summer. Quindi... ma si va molto a stagioni. Sì, sì, esatto. Si va un po' a stagioni modern disastrate. Questa è una di quelle. Quindi questo era un po' l'intento. Vi metteremo chiaramente in descrizione anche tanto la top 8 di questo Pro Tour. Che fa proprio ridere. Sono sei varianti sono di Eldrazi. Sono sei Eldrazi e due affiniti. E due affiniti. Quindi tutto colorless e tutto vai. Tutto molto colorless. Però in generale oggi sarebbe una cosa impensabile. Oggi succede la stessa cosa nelle challenge, ma nessuno dice niente. Sì, esatto. Però nei tornei grossi non succede. Nei tornei grossi no. Scam non ha mai fatto una conversione. No, beh, ma questo è fuori di testa. A parte che c'è molta più gente che lo gioca. Ovviamente. Di 8 persone in tutto il Pro Tour. Che poi le 8 persone fossero Flock, Scott Vargas, Tao, eccetera. Chiaro. Un altro paio di maniche. Oggi Scam lo giocano un po' tutti. Però quello che era importante era sottolineare quella che è la vera lista, no? Che ha dato il nome, sì, che è la lista di riferimento. Poi da questa lista si evolvono tante altre mini varianti, un po' metagaming, insomma un po' di call in giro. Però questa è. Poi noi in descrizione vi metteremo tutto quello, se volete approfondire, che era un po' anche questo. Esatto. Senso. Però adesso guardiamo un po' di momenti divertenti, sì, sì, perché fanno proprio ridere. Adesso ci guardiamo insieme. Ho collezionato stanotte, prima di dormire, un paio di momenti che mi hanno fatto davvero piangere, ma dalla nostalgia, perché io lo ripeto, dalla parte del nemico. Allora, guardiamoci il primo spettacolo di Tao contro Vargas. Sì. Questo è figo. Adesso gustiamoci questa partenza di sì, di questo Mr. è Tao. Molto breve, soltanto per far vedere la differenza delle partenze delle mani. Vargas fa terra passo, Tao fa Ayugin, Mimic and Swana 2. Poi in realtà la partita va un po' avanti, però ci prova, è, ecco, è davvero molto triste come situazione. Sì, come potete vedere, comunque nella mano Luis Vardas c'ha Dismember, c'ha anche il suo Ayugin, ma un calice, quindi c'è una carta morta, però anche qua va a fare tranquillamente l'andavai e andando avanti comunque inizia a prendere danni. La botta finale se la becca con Smasher, che entra di terzo turno, mi pare. Sì. Sì, fa Smasher di terzo, che comunque entra, trigger due Mimic, quindi tu comunque picchi per 12. Sì. In tutto questo lui fa Dismember, eccetera, però di fatto era un po' per farvi capire quella che è la quella partenza, che è la partenza esplosiva, sì. Rimaniamo sullo stesso video per farvi vedere una play fatta più avanti. Esatto, G3, vediamo una situazione di board abbastanza importante, però quello che vediamo adesso fa un po' ridere, perché comunque le board sono identiche, sono le stesse carte stanno giocando, però trova la carta chiave del matchup. Che è l'Obligator, l'Eldrazi Obligator. E l'Eldrazi Obligator cosa fa? È una creatura che quando entra, quando la casti, puoi pagare uno e uno in colore, e non fa altro che prendere il controllo di target creature fino a fine turno, la stappi e prende haste. E ha haste anche l'Obligator. Sì. Quindi cosa fa? Prendi l'Eldrazone dell'altro, già stringe la mano perché sono 16 bombe 16. In faccia con una carta costo 2. Morto. E Obligator era proprio la carta chiave del Mirror, perché succedono queste cose. Un po' per darvi l'idea di quello che era il mini meta. Però probabilmente una di quelle che fa più ridere. Affinity contro Eldrazi, Flock in questo caso, tra l'altro la lista che abbiamo visto prima. Cosa succede? Che c'è il povero Affinity che ci sta provando. Ecco, fa di tutto, sì, per... ci prova, ma adesso... Però... Avevo un camion in testa più o meno. Sì. Questo facciamo... qua farà Ghost Quarter dopo due tempo l'Eldrazi. Qui abbiamo 5 mana per gli Eldrazi. Esatto, abbiamo 5 mana turno 3. Farai Smasher si con haste. Pimpo picchio il mio Mimic. Di 13. Picchio di 13 turno 3 in faccia a uno che ha uno 0-1 tappato.
Dickman anche ci prova. Tanto Dickman anche lui è sparito dai radar. Sì, non si è più visto, come Flock anche. Come Flock, tutti, tutti cadaveri. Però quella più forse rappresentativa è questa qui, in cui vediamo due carte bannate in azione. Che è il game dopo, tra l'altro. Che è il game dopo, quindi questo povero il signor Dickman ha sofferto parecchio, Quindi Ayuvugin. Ayuvugin. L'altro ha già fatto i totteri. Con la plating, con abbiamo, la plate, un ornitottero, abbiamo un ornitottero 3-2. Farei wastes. Scimmia, scimmia. Scimmia, scimmia, smasher, picchio di 10. Smasher, turno 2, attacco per 10. Dickman fa dei gesti abbastanza eloquenti, prende questi 10, questi 10 pere in testa e non è molto contento, segna i danni. Il game chiaramente va avanti per un po' di tempo, però sicuramente non finisce bene per il nostro signor Patrick Dickman, anche perché tra l'altro questa è la semifinale, quindi il game 3 lo giochi, ecco, non è che stai a dire li concedo on the spot, perché è una situazione ancora risolvibile, però insomma, di turno 2 on the draw. Infatti vincerà 3-1 il set. In realtà è un set alle meglio delle 5. Era ancora il formato vecchio. Vecchio stile, sì. Flock perderà la finale 1-3 contro Tao. Esatto, che giocava la versione IZ che abbiamo visto prima. Quindi questo è un po' per darvi l'idea di quali fossero le giocate tipiche di questo mazzo, di come si evolvesse sulla board e di quanto fosse rotto per l'epoca. Oggi chiaramente, come abbiamo visto, le Mimic Fury. Con una Fury le pulisci tutte. Con una Fury le pulisci. Fai anche l'Andaragavan. Fai anche l'Andaragavan, è vero. Quindi... oppure Solitude che gestisce Smasher, non devo neanche scartare perché dice spell, non dice abilità. Esatto, anche Alena in Binding se la mangia tranquillamente. Quindi ci sono le soluzioni. Questo dà proprio l'idea del power creep. Oggi non sarebbe un grandissimo problema. Oggi non sarebbe un grande mazzo. Sarebbe un problema. Sarebbe ovviamente molto esplosivo, però se hai esattamente quella carta lì ne puoi uscire. Esatto, però qua si combinavano anche delle carte bannate. Insomma, Simian Spirit Guide, se la sbanni. Non penso che sia è un po' un disastro. Eldrazi, per altri il motivi. Mazzo che ne fa più uso, ecco, immagina i cascanti con la scimmia. Esatto, cascare turno 2, tra l'altro ti dà mana esattamente rosso per fare Outburst oppure per fare il terzo mana perfetto, in colore, esatto, per fare la elfa. Per fare la elfa oppure per fare Shadowless Agent. Ad nauseam, ovviamente, chiaramente. Il colpevole del ban della scimmia, quindi non succederà. Immagina mai. Anche i Turbo Scam che ti fanno Blood Moon di secondo. Turbo Scam, effettivamente. Blood Moon di secondo. Così, già bam, lo fanno, già lo fanno. Sì, già lo fanno, ma così lo fanno ancora prima. Oh, bello. Madonna, no. Landa, scimmia, scimmia, Blood Moon. No. Hai la Force. Per favore, no. Quindi, così si conclude la nostra disamina di quello che è stato Eldrazi Winter. Intanto proponete anche voi, noi abbiamo già la nostra scaletta perché ci siamo già fatti un po' i conti, chiaramente ci sono... Ovviamente Ogak Summer, anche perché l'ha vissuta un po' più Mirko quella parte là del meta, lui l'ha vissuta decisamente di più rispetto a me. È forse stato l'anno in cui ho giocato di più. Nel 2019 stavo provando a... Hai scelto proprio il meta. Ho scelto il meta giusto per giocare Azorius Control con 3 Surgical Extraction main deck. Però a parte questo... Possiamo nominare, che ne so, Splinter Twin, tutti Splinter questi Twin, mazzi rotti. Volevamo dare una panoramica, no? Anche Loco Disaster, se vogliamo chiamarlo così. Chiaramente standard, è stato più standard Modern. Beh, Modern ha fatto disastri con l'Astrolabio. Ma insieme ad altre cose. Sì, standard era il mazzo da solo lui, tutti giocavano lo stesso mazzo. In Modern pure Legacy, figurati, si giocava Four Color, io lo giocavo Four Color Rocco. Figurati con gli Astrolabi. Ed era un bellissimo periodo perché non c'era Blood Moon. No, infatti. Blood Moon era completamente scomparsa perché tutti giocavano le basiche. Quindi erano tutti contenti perché ci giocavano le basiche, però c'era Oko, costava 70 euro. Infatti io l'ho giocato principalmente solo in Legacy. Standard e Modern, Pioneer era talmente chiaro che sarebbe stato bannato perché era eccessivamente forte che non ha proprio senso. Io ho giocato molto in Standard, in Pioneer e un po' in Modern. No, io con lo Standard l'ho skippato, giocavo in Modern, avevo ricominciato a giocare Jeskai Copycat. Con Sahili e Faridar Guardian, perché Sahili faceva value con l'astrolabio, certo. Facevi la copia, poi pescavi, avevi mana. Vabbè, che cose tempi strane. Che tempi molto più facili, tempi più semplici, insomma, semplici per perdere, esatto, per fare 0-2. Quindi ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo lunghissimo video. A me è sembrato lunghissimo, forse perché è stato un tuffo nel passato. Sì, un po' molto tecnico, molto bello. Sì, siamo andati a vedere un po' di Amarcord, un po' di ricordi, abbiamo detto un po' le nostre impressioni, quindi vediamo se funziona questo formato, è un primo esperimento, se vi piace fatecelo sapere nei commenti e vi ricordiamo di abbonarvi al canale. È vero. Cosa che ci siamo dimenticati di dire all'inizio. Eravamo troppo dentro la narrazione. Eravamo troppo dentro, abbiamo iniziato in maniera diversa, subito facendo vedere una play di LSV, eravamo un po' gasati dall'idea, anche un po' galvanizzati anche dalla fame che sta arrivando, perché vedo l'ora di mangiare, però sono disponibili gli abbonamenti. Avete 4 livelli su cui dimenarvi. Potete scegliere dal più basso al più alto. La cosa importante è entrare a far parte della community, quindi dare un piccolo
contributo al canale, che potete dare tranquillamente anche gratuitamente con un'iscrizione, che è assolutamente importante, forse anche di più per certi versi, perché ci mette in buona luce nel signor algoritmo, il numerino che sale, il signor algoritmo di YouTube, che ci dà una mano, per dirlo un po' alla Cruciani. Il numerino che sale è sicuramente un incentivo, ma anche un po' variare, no? Vogliamo un po' spaziare nei vari content, e questo tra l'altro ci è stato anche suggerito da alcune sub, molte volte ne abbiamo parlato, è stato anche discusso tra amici, sarebbe una bella idea, a noi piace. Porteremo un giorno anche il gameplay Amarcord, faremo sarebbe giocare mazzi diversi, sarebbe quella sarebbe l'ottimale. Abbiamo bisogno di un negozio che ci supporta però in questo senso. Esatto, ci arriveremo anche a questa cosa qua, però è un'idea che comunque ci bazzica nella testa e prima o poi la faremo. Stiamo lavorando per portare tante cose nuove, questa è una di quelle, molto discorsiva, però parlare delle cose che ci piacciono a noi, anche iniziare a farvi conoscere non solo quello che piace, no, il mainstream, il Magic che va, ma anche un po' di noi, quello che abbiamo vissuto. Sì, esatto, io l'ho vissuta molto. Sì, tra me e te comunque abbiamo vissuto tanti periodi cardine, no, del modern, sì. Quindi ne abbiamo abbastanza da raccontare, non credi? Sì, assolutamente sì. Quindi restate aggiornati se volete vedere Miriku piangere pensando ad Ogak, al suo 4-0 che si tramutò in 4-3. In 4-3. All'Antap. No, magari all'Antap, no. Car Market. Francoforte 4-0 entro 4-3. Molto bene. Ho sbloccato una Cormeone. No, all'Antap ho fatto molto peggio, perché si partiva col Sealed di Modern Horizon. Ho aperto malissimo. Mamma mia. Cioè, il tizio accanto a me, ultima cosa e poi chiudiamo, aveva aperto una Vrenen 6 e una Force Negation Foil. Non tra male. L'altro il pool già regalato, perché comunque certo. C'era torneo su invito, quindi lui se ne andava via questo qua con un plus, esatto, lì con 200 euro in tasca. Dice vabbè, alla fine non è andata così male, però è stato un bel evento, è stato carino. La prima volta ho beccato Mengucci dal vivo, ci ho scambiato due parole. Vero. Sì. Tra l'altro Mengucci aveva fatto il record migliore negli standings, aveva fatto 8-0 con Ogak. 8-0 è andato bene. Vabbè, Ogak, figurati. Però bene. Insomma, c'erano tanti trono. Erano tutti forte. Sì, che poi Azzurro Scontro era il mazzo più giocato dopo Gak, perché era l'unico che in qualche modo poteva frenare, stare dietro, sì. L'unico che poteva fare Force of Negation into Rest in Peace, into Patto Exile, into qualcosa, speriamo di sopravvivere. Quindi questa è la puntata, quindi se volete sentirci parlare di tragedie, di Magic, di momenti salienti del Modern, ma anche di altri formati, perché no? Adesso abbiamo preso questo perché ci piace a noi e anche perché è tanto famoso. Cioè, il Draft Winter è ampiamente ricordato come uno dei periodi più bui della storia di Magic, e siamo qua pronti per parlarne di altri. Quindi, tanti saluti dallo studio di casa Miriku, dal solito Miriku e Pedro Bicchieri. E noi ci vediamo alla prossima puntata. Vedremo se si farà, se andrà avanti. Di Luca potremmo chiamare Amarcord, le tragedie di Magic, no, troppo lungo. Broken Deck, vedremo, non lo so, vedremo, ci penseremo. Tanto come al solito alle 3 di notte verrà l'ispirazione, verrà fuori l'idea. Buona serata a tutti e noi ci vediamo alla prossima puntata di Luca. Ciao.